Dopo il primo attentato verificatosi nel novembre del 2012, un altro incendio che, a quanto traprende dalle prime indiscrezioni, pare sia quasi sicuramente di natura dolosa, colpisce un gazebo di cui è proprietario un 54enne leccese, una piccola rivendita di frutta e ortaggi. Poco dopo la mezzanotte di ieri, infatti, due individui ancora ignoti avrebbero appiccato l'incendio a ridosso dell'esercizio commerciale situato in Piazza Palio. Gli autori del gesto si sono serviti di una bottiglia incendiaria lanciata contro la struttura in plastica, dopodiché entrambi hanno guadagnato la via di fuga a bordo di un ciclomotore. Subito dopo l'attentato sono sopraggiunti i poliziotti della sezione volanti della Questura di Lecce che, successivamente, hanno provveduto ai classici rilievi del caso. Tra gli oggetti rinvenuti dalla squadra mobile, anche alcuni cocci di bottiglie intrisi di materiale infiammabile del tipo benzina.